Oh, caro Michele, buon Natale. Eccola. Benissimo, Come stai? sono qua nel Far West e mi sono attrezzato come vedi. Cioè, sono un po' vestito, sono giusto tornato da una cavalcata nella neve, ammazzato due bufali. Adesso c'è un po' di caldo perché ho sudato. Anche te ti vedo benissimo, mamma, che giacchetta bianca da puro coloniale. Sì, mi sono messo per l'occasione, perché oggi credo che dobbiamo fare il nostro drin drin della nazione. Dobbiamo Drin anticipare drin della nazione. Mattarella. Ah, orca, è vero, cioè. Questo è il Oddio, vero messaggio io ho già alla fatto il cin cin della nazione. nazione. E questo è il drin drin. Cioè, Sì, ho fatto il cin cin. non vorremmo lasciare il paese Ah, nelle hai mani di ragione. Mattarella, ti sembra? Mi sto emozionando, mi si secca la bocca, per cui. Bevi, bevi. Che Ah, ecco così, da meglio, sì. Buona birra del Far West fatta. bella, che bella. Fatti vedere, fatti vedere. Bello sei. Ma qui siamo, qua c'ho tutto completo, anche tu ti vedo elegantissimo. Beh, sì, è per l'occasione, anch'io. Questa adesso me la tolgo perché ce l'avevo addosso per la fretta, è un cappotto per andare a cavallo. Cappotto da cowboy, vero? Cerato. Cappone, cerato, tutto di Cerato. pelle, la pelle dietro perché quando vai a cavallo Bello. Sì, è essenzialmente giusto. un Spaccato, foglio. certo. E tu fatti vedere, fai vedere la giacchetta lì come sei. Beh, no, io ho le mie È solite cose, bellissima. vedi? È una, è questo, così sono colonia, sia poi probabilmente. Ah, bella, Bella, bella la gamba coloniale completa. Ah, piede. Fa vedere il piede di nuovo. Il piede per la sabbia vellutata della eccomi. Thailandia. Eccomi. Sono in pieno stile cerimoniale. Potrei Mi sembra mettermi giusto. il papillon, però sarebbe troppo frivolo, perché non diremo delle cose molto frivole oggi, no? No, non lo so, dipende, cosa dici? Non ci Che caldo aspetta che un fa futuro. col cappello. Il cappello è ottimo Ci per i venti del deserto, ma cazzo in casa fa un caldo il cappello. No. Oh, però è ottimo, ci si può anche, guarda, ti rinfreschi. Ma va Perché tu sei lì, bene, ci vuole. col tuo abbigliamento coloniale c'hai il fresco. Io, tra l'altro, appena sceso a cavallo, sai, cioè, No, qui, ora. Ho sei tolto la merda, la merda l'ho lasciata fuori. Il fantastico. fango. Fantastico. Ma tu Boh. sei a Santa Fe nel jet set internazionale. È Che a Santa Santa Fe, Fe. io fui, ti ricordi la canzone di Celentano? Io fui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre No, no. re. Era una canzone, Gringo, Gringo. 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 Ah, C'era questo. una frase, la cantava Celentano, c'era una frase che diceva: io fui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re. E poi credo che dicesse qualcosa del genere, ma per sfortuna o per sfiga, il suo destino incrociava il mio cammino. Insomma, lo ammazzo. Ah sì, è vero, è vero. Lo Quindi è ricordo. una canzone di quando eravamo bambini. A Sì. proposito, buon compleanno in anticipo. Ho Sì. visto che ti hanno fatto la festa. Sì, ma mi hanno fatto una cena sorpresa. Mi è venuto Natalina. sì. Però la compi gli anni non oggi, no? Quando li No, compi? Bravissimo, il 28. era ora che mi ripassassi perché quegli 8 mesi contano, eh? Sì, La perché saggezza, la saggezza che gli 8 mesi ti danno, io sono eh? più vecchio di te di 8 mesi, no? È così? Giusti, giusti, 8 mesi, 8 mesi. Neanche, perché 28, io il 20, quindi il 20 di agosto, il 28 Dire che di tu sei dicembre. il mio padre. Ah, bravo. Così a freddo. Bravo, Non te l'aspettavi. Così a freddo, una coltellata. avevano detto che il Forchielli era uno che quando meno te l'aspetti, zac, e io sempre a camminare con le gambe strette tutti questi anni, a marcia indietro come quella lì, la sai, no? Quella famosissima della signora al cimitero. No, dimmi. Dai, la sai, No. è una celeberrima, c'è sta signora. Insomma, 6 suoi anni, ma ancora bene, insomma, cioè, una bella signora. Cioè, ammetto che sono 50, 55 anni, però insomma, si vede che è stata una gran bella donna e che ancora. E niente, questa va 2 volte alla settimana al cimitero, questa tomba, il marito vestita a tutto punto, spesso anche con tacchi alti, insomma, con dei vestiti tailleur, ecco, molto,
così che non lasciano, cioè che suggeriscono che il corpo della signora è ancora in grandissima forma. E vabbè, piange, si inginocchia, rassetta, mette i fiori e poi quando esce per andarsi al cimitero cammina a marcia indietro, cioè continua a guardare la tomba del marito e va indietro, 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 indietro. E fa queste robe, continuamente c'è il guardiano del cimitero che ciò lo osserva perplesso, perché all'inizio dice, Madonna, è così innamorata, era così innamorata di sto defunto che non riesce a staccare gli occhi dall'immagine, no? Però, insomma, la vede, poi c'è sempre qualcuno che l'aspetta fuori, perché, insomma, le vengono dei dubbi, passa una settimana, passa due, passa cinque, questo qua, appunto, si fa coraggio, perché ormai si salutava, buongiorno, buonasera, dice, signora, senta, ma lei è la vedova del tale? Sì, sì, cioè, e lo amava tanto, beh, insomma, sì, insomma. Ma dica, senta, io vedo, lei viene due volte alla settimana, tutte le settimane, pioggia, vento, quel che è, porta i fiori, rassetta, accende i lumi, una cosa veramente devota. Cioè, però faccia strana cosa che non riesco a capire. Dice, ma cammina continuamente a marcia indietro, che è difficilissimo, continuando a guardare la cosa. Lui la guarda e dice, guardi, mio marito mi ha sempre detto che c'avevo un culo, che c'ho un culo, che potrebbe far resuscitare i morti. Non vorrei mai. Non so, la sapessi quella della... No, mai è un culo che fa resuscitare i morti, non vorrei mai. Vabbè, allora, come apertura del discorso della nazione, credo che ci siamo, no? Do la parola a te, che sei più saggio di 8 mesi. No, neanche direi che se... Ma io vorrei un attimo... Largo ai giovani. Sì, vorrei che tu ci dessi un overview di quello che sarà il mondo, l'economia mondiale... un tocco sulle incertezze geopolitiche, economiche, mondiali, per poi scendere sulla nostra situazione e poter estrapolare qualche messaggio, qualche raccomandazione da dare ai nostri concittadini, ai nostri connazionali. Ma io volevo che partissi tu, sei il più saggio. Io vedo una... Vuoi mettere in... Sì, ti posso dare un là. Cioè... La... No, io credo che, insomma, l'economia dei tre principali blocchi economici continui in sync, che è una cosa che non capita tutti i giorni, ossia sia la Cina che l'Europa che gli Stati Uniti continuano con un certo tasso, 3% Stati Uniti, 6% in Cina, 2,5-3% in Europa. È una cosa fortunata, però è improbabile che il 2018 sia migliore del 2017, insomma è abbastanza difficile. Cioè, le previsioni lo danno circa uguali, però se tutte le cose rimangono uguali, invece qualche nuvola c'è sulla Cina, perché sembra che ci sia una certa determinazione a attaccare poi la del debito, quindi a raffreddare la crescita. Qualche dubbio. Cosa che ti interrompa qui, beh, io, almeno io, che ero quello che mi sarei esposto di più, il 2017 è finito, io all'inizio del 2017, quando abbiamo iniziato queste nostre chiacchiere, quando abbiamo iniziato a rendere pubbliche le nostre chiacchierate, mi ero esposto a dire, ma secondo me il ciclo si sta avvicinando alla fine, entro la fine dell'anno sentiremo qualche scricchiolio perché il mercato del lavoro è a piena occupazione, i salari hanno cominciato a crescere, i cicli più di tanto non durano, avevo anche detto, è vero che se non è quest'anno è l'anno prossimo, però meglio ammetto, insomma, alla fine invece il ciclo USA almeno ha continuato a tirare, no? Bene, adesso al di là delle sparate di Trump sul fatto che lui ha fatto i record, non ha fatto nessun record, però continua a tirare, direi più di quello che mi sarei aspettato, io sono anche contento, devo dire, perché anche sul piano personale è un beneficio, ricomincia un altro anno, di nuovo io sto con l'attesa, dice, ma finirà o questo diventa l'espansione più lunga del secondo dopoguerra? Ma Michele, cioè, ci sono questi due, cioè, prima, io non credo che durerà, primo perché siamo vicini a tasse, va bene, di piena occupazione, da questo non si può scappare. La produttività non aumenta in modo importante,
e tutti gli effetti benefici, diciamo, che avevano suscitato tanta euforia in borsa, ormai dovrebbero essersi esauriti. Non vedo con quale altra sorpresa Trump possa venire dopo la riforma fiscale approvata entro l'anno. Non credo che ci possano essere altre sorprese, per cui il mercato tutte le notizie positive le ha scontate, quindi non posso immaginare, non vedo fattori esplodenti, vedo fattori implodenti, non fattori esplodenti. Non ci sono grandi sorprese positive là nascoste che potrebbero venire fuori, capito? A breve. Ma posso dire, cioè, io la cosa che mi ha sorpreso, cioè quell'aspetto politico c'è stato, però se noti un po' il taglio delle tasse sui corporate profits, il mercato l'aveva anticipato, no? Un po' hanno reagito nelle ultime settimane tirando su ancora, visto che ce la faceva. Adesso vedremo, forse oggi non è il giorno che noi ci mettiamo a commentare di nuovo la riforma fiscale che è stata finalmente approvata, quindi magari una volta dopo dopo le feste ci torniamo sopra dopo aver letto il testo. Quindi sì, dal piano politico extra buone notizie, difficili arrivino. Però la vera variabile che mi ha sorpreso è stato anche... sì, chiamiamolo così, il meccanismo dell'automazione continua a tirare, quindi potrebbe essere il sistema economico stesso che genera la sorpresa, cioè che riesce a continuare a generare crescita di produzione e produttività anche a fronte di un mercato del lavoro ormai in piena occupazione e quindi con le persone diciamo più produttive già tutte occupate. No? Questo potrebbe essere la grande novità, cioè che l'automazione, la sostituzione del lavoro con capitale e macchine procede in questi anni a un tasso più alto di quanto abbia fatto nel passato e quindi possa permettere l'espansione ciclica anche quando il mercato del lavoro è un po' saturo. Tu anticipi qui uno dei grandi fattori di ottimismo a medio termine dell'economia americana, ossia che si innesti un ciclo di crescita della produttività intorno al 2%, alimentato da tutto quello che di nuovo c'è, diciamo sostanzialmente guidato da artificial intelligence. È tutto quello che ci sta. Diciamo, sì, per dirlo in due parole. È artificial intelligence, ok? Prima c'era internet, ITC e compagnie, c'è chi dice ci sarà una grande crescita dovuta. Ci sono delle gnocchi in giro? Sì, una scuola. Come guardi? Si direbbe che... Vabbè, scusa, mi sono fatto distrarre. Sono umano. Anche Boldrini a Santa Fe è umano. Però c'hai, sono attento. Per un secondo non ho gettato l'occhio sul tuo petto villoso, ma sul caminetto lì che arde... No, potresti dividere... guarda che il pubblico mica si offende se tu condividi. È una giovane figliola. Grazie della giovane figliola. Ma senti che bella anche voce. Parla per l'italiano pure. Parla italiano, Santa Fe. Ci sono delle popolazioni qui che immigrate. Senti... stavi dicendo una cosa interessante prima che io ti distraessi. No, tu stai anticipando un fattore di ottimismo di medio termine, ossia molti in America dicono ma ci sarà la nuova grande onda tecnologica guidata dal sostanzialmente super ottimisti, dice sarà la fine del mondo, no? Tu dici che se questo succede nel 2018, allora nel 2018 possiamo avere incominciare a vedere un aumento di produttività magari innescato dalla piena occupazione. Sì, ci sta, ma è già cominciato. Cioè, secondo me il differenziale degli ultimi anni è stato questo. Quando ho guardato, se guardo manufacturing, retail, trade, transportation, che sono le aree in cui questa sostituzione capitale lavoro viaggia più intensamente, perché non sta avvenendo in tutti i settori, sta avvenendo solo in alcuni. La si vede, la si continua a vedere, e nella misura in cui potrebbe continuare il 2018 e oltre potrebbe essere fatto nuovo. È già in corso, la questione lì è sempre chi corre più veloce, no? Sull'economia quindi, europea cosa vogliamo dire? Cioè, non lo so,
Non mi sento di fare. Direi che è andata meglio, sta andando meglio in Italia di nuovo di quanto avessi pensato, solo marginalmente meglio, ma meglio, non è ancora un'espansione, io non oserei chiamarla espansione, non vedo i numeri in Italia, altrove sì, però direi che l'economia europea ha qualche possibilità di fare un buon anno anche nel 2018, ce l'ha. Il grande mistero è lì, è questa riduzione del quantitative easing, verificheremo se il quantitative easing contava. Si era detto, noi economisti di un certo tipo, si era detto negli Stati Uniti che il quantitative easing alla fine non è che era tanto importante, l'economia stava andando da sola già nel 2011-12. Il fatto che il quantitative easing sia terminato e tutto abbia continuato come prima ne è stata la riprova. Vediamo se è vero anche in Europa, no? Non so, come la vedi tu? Io, in Europa la crisi è molto più a manchia di leopardo. Condivido, sì, l'Europa dovrebbe andare con gli stessi tassi, però l'incognita dell'Italia rimane, perché se poi ti divisi, viene interrotto, si alzano i tassi, ecco che abbiamo i problemi Italia, che si somma alle elezioni di marzo e alla turbolenza. E comunque sia, le elezioni genereranno un governo debole, quindi... di fronte a un ipotetico aumento dei tassi dovuto alla fine del quantitative easing, ecco che c'è la crisi Italia. Per cui va bene, potrebbe essere, sì, se la Germania continua a tirare molto molto, no? L'ultimo quarter tedesco è stato alla grande, quindi. E poi dopo c'è l'ipotesi di nuovi governi per cui hanno questo avanzo che vorrebbero spendere, quindi potrebbero in teoria i tedeschi spendere di più se una volta riuscissero a formare un nuovo governo, se i socialdemocratici riuscissero a imporre una linea un pochino più espansiva dell'economia. Però vediamo che accordo fanno, quindi quello in realtà è un punto di domanda, no? Come si evolverà la situazione tedesca anche a seguito del fatto che devono fare la grande coalizione, ma non si sono ancora messi d'accordo. Sì, comunque diciamo, linea di massimo come il 2017 va grassa, però l'incognita Italia c'è tutta. Sì, sì. Ma ecco, questo mi fa venire in mente una cosa, quello che hai detto sui tedeschi e sulla richiesta SPD, che potrebbe esserci un anno in cui i timori, a mio avviso, corretti, specialmente dal punto di vista intergenerazionale, sulla spesa pubblica e il debito, vengono abbandonati per ragioni politiche, sia da un lato che dall'altro dell'Atlantico. Dal lato europeo, perché appunto è molto probabile che l'SPD, se accetta di stare al governo con l'Angela Merkel, facendo da junior partner, chiederà almeno un'espansione di spesa pubblica, insomma, lungo le loro linee tradizionali, insomma, un po' più di deficit, eccetera. Se la Germania facesse questo, tu capisci che questo sarebbe una specie di liberi tutti, no? Per il resto dei grossi paesi che al momento stanno un attimo sotto controllo, soprattutto per l'esempio tedesco, e perché i tedeschi si possono permettere di dire: ma noi stiamo facendo i bravi da anni, no? Se liberi loro smettono di fare i bravi, liberi tutti anche noi, poveri noi. Esatto, cioè, gli italiani per primi, anche Macron credo che un po' di voglia ce l'ha. In Spagna so che c'è il dibattito anche interno al PP, è stato molto teso durante l'ultimo anno, fra quelli come Montoro, che dicono no, spendiamo, dai, non importa che se abbiamo il deficit strutturale, spendiamo, che così facciamo faville, chi dice no, stiamo più attenti. Quindi se la Germania parte, mi sa, no? Ma le multe, il patto di Maastricht? Il patto di Maastricht, ormai, Alberto, se lo sono mangiato, già era un'assurdità al tempo, se lo sono mangiato e rimangiato così tante volte, che credo che a sto punto è solo... Va detto, no? È un modo di dire, cioè, è una roba che tiri fuori. No, invece stavo pensando negli Stati Uniti, Trump credo abbia un grande... Trump deve trovare tutte le maniere di riuscire a recuperare un minimo di credibilità fra la sua base elettorale, perché questa riforma fiscale scopriranno presto, in corso d'anno, molti dei suoi che l'hanno votato, che in realtà non produce questi grandi risultati benefici per la classe media, medio-bassa. Quindi è già uscito, no? Ha detto facciamo la cosa con i democratici puntando sulla spesa infrastrutturale. Ai democratici questo interessa, può darsi che trovi la maniera, cioè dipende tutto, di trovi la maniera di venderlo
un accordo con Trump su questo alla luce delle elezioni dell'ottobre, novembre 2018. Quindi potremmo avere spesa pubblica che riparte anche negli Stati Uniti. Beh, vedi? Quindi mi stai ribaltando un attimo lo scenario. Sì, in America ci no, può... non lo sto ribaltando, sto facendo una riflessione per voce alta, no, le cose che mi hai detto tu. Ma io ti vengo dietro, perché poi hai ragione, perché questa pressione in America c'è e devono farsi perdonare la riforma fiscale. Non solo delle elezioni del 2018. In Europa questa bolla, hai fatto questa riflessione sul fatto di quel 3% che ormai tiene per quanto tiene, eh? E in effetti di fronte all'ipotesi della crisi italiana è la volta che salta del tutto. Cioè, di fronte a un innalzamento dei tassi, la volta che salta del tutto, se chi se ne frega il 3%, a quel punto lì. Capito? Sì, si fanno, sì, esattamente. Se rifanno in una situazione come questa, con il ciclo espansivo, con tutti i paesi che crescono, alcuni al 3, altri all'1, uno è qualcosa come l'Italia, no? Per quanto quello italiano sia un rebound, eccetera, la Spagna che cresce da 2-3 anni, 3-4 anni ormai, se si mettono anche a fare ulteriore deficit, addio, cambia lo scenario. Cioè, cambia... Sì, quindi voglio dire, la mia un'ipotesi è un'ipotesi basata su un accordo politico. No, ma guarda, Michele... Però sì, la cosa che hai detto mi ha fatto riflettere su questo. No, ma è anche ragionevole. Tanto vale far sboccare l'Italia piuttosto che innestare una crisi, capito? Ossia... In una situazione di questo genere fai sboccare l'Italia, che se ne frega di Maastricht, si andrà a leggere da qualche anno. Cioè, sono io che sono troppo manicheo, capito? Guarda che sta succedendo la stessa cosa in Cina. Xi Jinping ha dichiarato la lotta al debito, la riduzione del famoso debito complessivo sul PIL, e poi invece non se ne fa un cazzo. Cioè, alla fine no. Sì, è la lotta alla crescita del debito, non allo stock del debito, per cui si è fatto molto più tenero, si è partito con dichiarazioni molto roboanti e in realtà la lotta al debito sta diventando, si sta dissolvendo in nulla, cioè, si tengono il loro debito, cercheranno di non farlo crescere troppo, però grande attenzione agli squilibri sociali, grande attenzione a non provocare sussulti, niente di drastico, capito? È un po' la linea, che cioè, alla fine poi i paesi sono allineati. Sì, facciamo, tagliamo, comprimiamo, facciamo brutto te, taglio qui, fai l'avanzo, pa, 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 poi dopo alla fine nei fatti mi sembra che ci sia un sì, cioè, l'impressione mia, cioè, ci sono tutte le condizioni perché diventi un altro anno... diventi un anno in cui in realtà la spesa pubblica riparte. Qui sì, quelli come noi, quelli come me almeno devono... No, no. Io continuo a pensare che sia assolutamente deleterio e sia bruttissimo, specialmente per i più giovani, cioè per la ridistribuzione intergenerazionale che crea, no? Però mi sembra che tutti gli elementi politici e la domanda populista di spesa pubblica non sia scomparsa ai due lati dell'Atlantico, anzi, data la stabilità, data la situazione buona, dato il fatto che sono ormai parecchi anni che va bene, la tentazione di dire ma vabbè, avete visto, c'è un cazzo, cioè, dai, e no. Sì, sì, ma non c'è nessun paese che faccia una politica stringente di austerità fiscale, tranne l'Argentina ovviamente, perché ma quello è un problema. Il Giappone è blend, poi paesi come Sud America e l'Africa non contano. I paesi del Golfo vanno col prezzo del petrolio, comunque si sta in parte riprendendo, per cui tanto male non è. Drammaticamente in questo contesto economico, se il tasso del petrolio va su, è bene per tutti, perché si riprendono la borsa, si riprendono i tassi energetici, si riprendono i titoli energetici, si riprendono i paesi petroliferi che cominciano a spendere di più, certo. La sioma che col basso tasso andiamo bene, non è vero niente, per cui il Golfo potrebbe. Quindi sì, forse un aspetto economico generale potrebbe essere un anno tranquillo, eccetto sorprese geopolitiche. E quali potrebbero essere, Michele? E lì cosa c'è? Come la vedi? Perché invece il panorama mondiale... Beh, adesso c'è stata una novità, devo dire, positiva, è stata questa questa strana convergenza USA-URSS e Cina... inasprire le sanzioni ai coreani, no? Il che mi fa pensare
che abbiano tutti delle informazioni concordanti che dicono che stanno facendo un po' di cazzate. Beh sì, gli americani... E quindi bisogna cercare di calmarli proprio per davvero. Sì, per la prima volta dopo, da sempre, gli americani e i cinesi stanno parlando ad alto livello, si stanno mettendo d'accordo come intervenire insieme sulla Corea. Gli americani naturalmente hanno dovuto dare garanzie ai cinesi che non hanno nessun interesse a stabilire un'occupazione permanente in Nord Corea, e i cinesi stanno spostando l'esercito, ossia... Sì, stanno mettendo l'esercito in assetto di attacco. Loro prevedono di intervenire fino a 50-100 km oltre lo Yalu River per fermare la massa di esodati, però è da tempo che leggo su giornali militari e su giornali cinesi che loro stanno spostando le truppe. D'altro canto loro c'hanno Pechino un tiro di schioppo. Stanno c'hanno sì. Pechino, Tianjin, Harbin, Dalian e Changchun un tiro di schioppo. E quindi in realtà questo è uno degli elementi ancora di instabilità, no? La Corea sì, perché c'è l'effetto errore. Siccome non sono stabiliti dei protocolli di comunicazione tra i nordcoreani e il resto, c'è la drammatica probabilità che uno stormo di anatre, capito? Faccia sul casino. Esatto. Io credo quello che tutti temono lo stormo di anatre. Guarda, in questo momento la Corea quest'anno c'è un numero di defezioni di soldati che attraversano la linea demilitarizzata al massimo. In più, ossia, la fuga è una marea delle persone è notevole. Poi devono essere alla fame. Una marea di pescherecci nordcoreani che finiscono in Giappone con i morti o con i moribondi. Questo è segno che sono pescherecci in pessime condizioni che affrontano il mare aperto per poter pescare di più, e quindi poi alla fine naufragano, la gente muore di fame, non riesce a tornare, arrivano, e quindi vuol dire che probabilmente il paese si sta estrangolato dalle riforme, ossia manca il cibo. Quindi probabilmente i cinesi leggono meglio di tutti, ovviamente potrebbero leggere i segni di un collasso. Quindi la situazione coreana non è per nulla tranquilla, come per nulla tranquilla è la situazione in Iran tra sciiti e sunniti, e questa drammatica voglia che gli americani hanno di fare la guerra. Sì, quello a me preoccupa perché il bisogno di guerra di Trump, che poi è completamente legato all'evolversi dell'inchiesta su di lui, no? Che è lentissima, e però si muove, non smette di muoversi, e continua a far pensare che Mueller, in realtà, che è una persona fredda, capace, paziente, abbia una strategia in mano, abbia degli elementi e voglia però evitare di uscire allo scoperto con accuse che poi non riesce a reggere, però abbia deciso. Questo però genera uno stillicidio infinito, no? Tu lo vedi, cioè i tweets del presidente sono una misura, no? dello stato di tensione continua con cui vive, no? Il suo bisogno di attaccare l'FBI, quella è una specie di piccola bombetta a orologeria che potrebbe diventare una bombona, che continua a fare tic 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 lentamente, non sembra avere una data. E lui ogni volta che si sente in difficoltà ha bisogno di creare degli elementi di distrazione. Che sono poi, nell'ottica di Trump, c'è questo asse con Israele, quindi è questa forte influenza della lobby ebraica sull'amministrazione. Poi c'è questa asse con l'Arabia Saudita, che è un ottimo finanziatore e pagatore, quindi la guerra con l'Iran sarebbe a premium. Gli americani probabilmente... Sì, la sua tentazione di piantarsi un altro casino nel Medio Oriente è palese, no? Infatti io sono molto contento che i palestinesi hanno reagito malino, ma non malissimo, cioè al momento non c'è stata una reazione isterica e folle, c'è stata una reazione, ma insomma, date le esperienze passate, date quello che poteva succedere, direi c'è quasi da essere contenti, no? Quindi non c'è un casus belli lì, almeno fino ad adesso, speriamo che nelle prossime settimane non peggiori. E però sì, il suo desiderio di piantare casino in Iran è palese, quindi niente, questo è altro punto di domanda.
E finisco, per Trump fare un attacco all'Iran è molto più facile che fare un attacco alla Nord Corea, perché l'Iran di fatto è disarmato, non ha difese aeree, non ha aviazione. Cioè, è una tigre di carta sotto l'aspetto militare convenzionale. E né la Russia né la Cina correrebbero al suo soccorso, per cui sarebbe un... Io credo che la Russia... Ma... Dato il gesto che hanno fatto, insomma, hanno difeso la Siria. Allora, l'Iran strategicamente l'onda, sì, ma non contro l'onda convenzionale di un attacco americano, perché lì è una cosa che travolge i russi stessi. Cioè, nel momento che partono gli americani con un attacco in grande scala, c'è niente che i russi possano fare. Sì, però un attacco in grande scala richiederebbe un build-up lungo, no? 5-6 mesi. Insomma, non lo so, non so se sta cercando quello, sta semplicemente, ma forse sta cercando quello, non lo so. No, non lo so, voglio dire, però gli atteggiamenti, come dici tu, se le condizioni dovessero precipitare sotto alcuni aspetti, la tentazione gli viene comoda, la guerra in Iran, ed è una guerra facile, tragicamente, per uno come Trump. Sì, sì, sì. Poi... Non so, questo è, io, vediamo, sì, sì, non, capisco perfettamente il tuo ragionamento da persona che vive qua negli Stati Uniti, mi sembrerebbe non mi sembra che il paese sia pronto per una guerra convenzionale, magari per la sceneggiata, il bombardamento, l'attacco all'improvviso con i missili, le azioni, come dire, punitive, no? Però la guerra, proprio la guerra, una replica, insomma, un Iraq 2 moltiplicato per 5, perché l'Iran è ben altra cosa, per quanto sia debole rispetto agli Stati Uniti, è ben altra cosa militarmente, anche territorialmente, come popolazione. Insomma, la popolazione è tre volte quello che era l'Iraq, no? Sì, certo. Allora, 70 milioni, 90. Più, tra i 70 e 80 milioni. Quindi, non mi vedo, non mi vedo certamente non nel 2018 un Trump che si inventa. Sarebbe disastroso per i repubblicani una cosa del genere. Oh, hai ragione. Nelle elezioni, a pensare, credo che la tentazione ci sia tutta, però se nel 2018, se lui a maggio si inventa una storia e comincia a fare il build up, cazzo, questi vanno alle elezioni con un paese che sta andando in guerra di nuovo quando aveva promesso l'isolazione. Massacrati, no, le elezioni ci devono andare col paese che ha vinto, devono andare alle elezioni cantando vittoria. E anzi lui dicendo, guardate, non c'è problema, vedete che i democratici, per quello ha bisogno che i democratici ci stiano sulle infrastrutture, molto abile, no? Questa è la cosa su cui loro hanno insistito e lui adesso, dopo aver fatto vari tentativi, gli ha dato a buca con Obamacare, che comunque sta boicottando con i finanziamenti, eccetera. È riuscito a portare a casa una riforma fiscale che a lui piace, per quanto non piaccia a me, non piace ai democratici, adesso tende la mano, perché così vuole arrivare a luglio, settembre, e dire, vedete, io sto lavorando con i democratici, cazzo, stiamo facendo, no? Stiamo ricostruendo il paese, questa immagine che il paese era distrutto, no? E quindi, cioè... Per i democratici, e questo è importante, per i democratici dire di no sarebbe costoso, perché, perché comunque sia il dire, mi ha offerto la mano, io ho detto sempre di no a tutto e dico sempre di no ancora, non è bello andare alle elezioni in quel modo lì. No? No, anche perché gli sta offrendo la spesa sulle parti che la parte, diciamo, più populista dei democratici, cioè quella di Sanders, aveva chiesto a spada tratta durante la campagna elettorale, no? La spesa pubblica infrastrutturale, no? E anche un po' Clinton, ma soprattutto Sanders, lui pure l'aveva menzionata dando questa immagine a cui crede solo Rampini, bellissimo, hai visto la reazione di Rampini e Trump all'incidente lì a Washington State, tutti due il liberismo, invece poi, cioè, linea nuova appena fatta, appena aperta, errore della bellissima sta gente, sono questi con l'ideologia, sì, sempre pronti, sì, sì. Prosciutti ideologici sugli occhi, comunque no, su quello, beh sì, grazie alla riflessione, non, questa è la parte che non avevo pensato. Poi però, Michele... Cos'altro ci sarà? Cosa dici che no, ci sarà? No, ma poi ci sono tutte quelle situazioni imprevedibili che succedono, che nel 2017 non abbiamo avuto sorprese imprevedibili. Non c'è stato, però
c'è sempre un qualcosa che nessuno si aspetta, sia le primavere arabe, sia uno tsunami, sia un incidente nucleare tipo Fukushima, sia la crisi del 2007. Cioè devi sempre mettere in conto una roba assolutamente inaspettata, capito? Perché l'Iran ormai è scontata, e la Corea, però c'è sempre ancora di inaspettato che ci coglie off balance. Nell'ultimo anno o due non abbiamo avuto unexpected surprises, capito? E non possiamo pensare sempre di non averle. Mi sono mosso a rattizzare il fuoco perché se no mi si spegneva. Sì, in effetti sono un po' di anni che non ci sono, che non ci sono grandi sorprese. Beh, c'è Bitcoin, no? C'è Bitcoin che potrebbe arrivare a 500.000. Oh, ma è vera sta roba? Da qualche parte ho letto che Bill Gates ha detto che Bitcoin potrebbe arrivare a 500.000. Io non l'ho vista. Beh, no, neanche io. Se l'avessi detto sarebbe prima pagina del Financial Times. Cioè, onestamente. Beh, allora la sorpresa inaspettata sarebbe che una cosa che non serve a niente, che nessuno vuole usare nemmeno per le transazioni, che non ha niente di utile se non la fascinazione della lotteria e questa chiacchiera della tecnologia, che poi la devono veramente smettere, perché nella tecnologia legata a Bitcoin, nella tecnologia poi è sta fine del mondo rivoluzionaria che tutti questi ragazzotti cercano di vedere. Se questa bolla continuasse invece di sparire, come ha segnalato avere intenzione di fare dopo la nostra conversazione di una settimana fa, se si riprende adesso dopo Natale e ricomincia a crescere, per me è un fatto nuovo, nel senso che diventa veramente la bolla più grande della storia finanziaria del mondo. Sì. Eh beh, sì. Sì, perché cazzo, i tulipani almeno erano belli da metterli sul tavolo o metterli sulle finestre. Qua non serve a un cazzo. Il gronchi rosa. Il gronchi rosa, cioè il super gronchi rosa. Il super gronchi rosa. Farà la foto del codice e la metterà in cornice. Il mega gronchi rosa è una roba infinita, per cui se riprende... Cioè, io non ci credo, non riesco a vedere che si riprende. C'è questa fase adesso di stasi dopo il primo crollo, no? Che suggerisce che sono lì, no? La gente è lì che guarda, vabbè, c'è l'effetto Natale, pochi commerciano, quei pochi che commerciano tendono a vendere, a realizzare un po' lentamente, continuato a fare dwing, 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 che scende. Però, sai, potrebbe riprendersi, che ne so, magari quelli che vengono alla lotteria di Capodanno comprano Bitcoin. Tutte le lotterie di Capodanno che ci sono in tutto il mondo, no? Il Gordo, in Spagna, tutti quanti a comprare Bitcoin. Ci troviamo, per l'Epifania ci troviamo il Bitcoin a 30.000. Ma io invece vedo che incominciano a levarsi tante voci critiche adesso, molte più che in passato, in quest'ultimo periodo. Cioè, molta gente che aspettava di vedere dove tirava il vento e comincia a dire la sua. Per esempio, sta emergendo il fatto che Bitcoin è una tecnologia costosissima. Sì, stanno dicendo che blockchain è una tecnologia costosissima per il momento e chissà, sì, sì, è assolutamente inefficiente come maniera per fare transazioni. Cominciano a venire fuori tutti questi ragionamenti, che le cryptocurrency e Bitcoin non sono separabili, adesso voglio ancora leggere questa roba qui. Per cui sta venendo fuori un quadro... No, in realtà sono separabili, è inutile che dicano cazzate. Non importa, comunque vabbè. Ho visto che comunque c'è tutto un meccanismo. Mi sembra che tutti quelli che stanno lì e hanno paura di prendere gli schiaffi in faccia, adesso cominciano ad alzare la testa. Non solo come me e te che viviamo con i contastronzi, le valanghe di merda, i contamoni, capito? C'è tutto un sacco di persone che adesso stanno venendo fuori. Invece, una cosa che io vorrei un attimo tornare sull'Italia, no? Torniamo sull'Italia, così finiamo, anche perché sennò diventiamo più noiosi noi di Mattarella, a diventare troppo lungo. Vai. Ma no, ho visto un attimo, vediamo la situazione. Il problema in realtà, al di là dei partiti, qui è la gente, no? Leggo i post, ragazzi, sul fatto Amazon, sul fatto in tante situazioni, cioè, ritorna fuori questo revanchismo di sinistra, sfruttatori, cioè c'è tutto ancora, tutto un mal di pancia di sinistra contro un'invidia sociale che sicuramente non fa bene al paese.
E poi ci sono tutti questi pensionati che non morono, questi sindacati che sono attaccati agli 80 euro. Cioè, il paese con questi blocchi qui non va mica avanti, capito? Tutta la polemica contro i Jobs Act, capito? Cioè, ragazzi, qui facciamo un passo indietro, due avanti. Molto bene che abbiamo fatto il testamento biologico, per carità, conquiste straordinarie, ma dobbiamo ripiegare su importanti conquiste sociali perché non riusciamo a fare conquiste economiche, ossia la finanziaria che è stata massacrata da 1000 emendamenti di spesa ulteriore, capito? I problemi del paese, dai rifiuti di Roma ai 24.000 forestali della Sicilia, ai 30.000 dirigenti, passano al dimenticatoio come se niente fossero, capito? Ancora la gente dice che il problema dell'Italia è l'euro, cazzo, ma non lo vedono come è ridotto il paese, Dio buono, se non vanno in un ufficio pubblico, se non provano a chiamare la team una volta, capito? O avere un rapporto con l'agenzia delle entrate, cazzo, capito? Cioè, mi sembra che ci dobbiamo andare oltre, dobbiamo andare alla coscienza della gente, ossia dobbiamo spiegare che il mondo si sta muovendo, che il mondo si sta evolvendo, i discorsi tipo vivremo di cultura, articoli, due pagine sul giornale di uno che è tornato in Calabria a coltivare i mirtilli, ma vaffanculo, capito? Cioè, questo paese non si torna più giù. Calabria a coltivare i mirtilli. Ma sì, uno che è andato in Calabria a fare non so che cazzo, fa un articolo di 2 pagine sul Corriere di uno che va, si rimette a fare il contadino, ma vaffanculo, capito? Cioè, voglio dire, è sempre lì. Ce la fai vedere o no, Boldrin? A voi no, la no, gnocca! No, vabbè, mi sono distratto, cioè. Cazzo, sei sempre distratto, ma cosa combini a Santa Fe? Guarda che ti ho sentito, i mirtilli, no. Quante sono? Come... No, lo so che mai sentito, sono io che voglio la gnocca! No, lo so, non me ne frega un cazzo che tu mi senta sui mirtilli! Sono io che voglio! E voglio condividere! Un'altra volta, magari, no. magari per l'annuncio di Capodanno. Ascolta, sì, allora, dai, proviamo a fare un attimo i seri, no, non si riesce. Sono d'accordo, io guarda, proprio, io sto aspettando, voglio vedere come vanno ste elezioni. Mi sto, continuo a dire cose feroci, più vedo il popolo del 5 Stelle, più mi fanno tristezza, tragedia, ma vedo esattamente questa esplosione, questi personaggi, su questo adesso lo possiamo dire, no? Squali di tipo Grasso, la Boldrini, che si inventano il partito, cioè il partito guevarista. Sia chiaro che in tutto questo, cioè, non è che Renzi e compagnia, questa roba della Boschi, delle banche, uno schifo, stanno facendo finta, sta cercando... non so da che parte attaccarmi, perché nel momento in cui critichi uno sembra... Cioè, nel momento in cui metti in evidenza le cialtronaggini dell'uno, sembra che fai propaganda per l'altro, capisci? Invece il vero è che ovunque ti giri... Sono tutto, tu. È cialtronaggine. Chi più, chi meno, per carità, questo solito discorso che la gente mi scrive per la storia di... che una volta per quei 4 giorni della mia vita ho fatto politica, tutti a rompermi... Ma per carità, poi c'è anche brava gente che dice, ma cosa vota, professore, Michele, cosa voti? Cosa bisogna votare? E non sai che cazzo. Dì, ma che cazzo vota? Cosa vota? Ma cosa vuoi votare? Cioè, questa logica del meno peggio, che non ne posso più, la logica del meno peggio, la odiavo ai tempi di Montanelli, del turarsi il naso, no? Perché turandosi il naso, cazzo, più ti turi il naso, più sale la merda, ma non riescono a capirlo. L'idea di turarsi il naso votando la merda meno puzzolente. No, è finita, Michele, è finita. No, ma sono ancora tutti lì, cioè la gente che va dietro a Renzi è perché effettivamente è la merda meno puzzolente di tutti, ma è una merda, cioè come questa roba delle banche, come tutto di questo, di quello che questo uomo ha fatto, dimostra, è una merda, un mentitore, anche lui, cioè, quindi io, sì, la prospettiva, per il momento, nel mio ottimismo, mi sto dicendo, guarda, vediamo, a marzo, aprile voteranno, no? Verrà fuori qualcosa. Una roba debolissima. Verrà fuori una roba debolissima. Molto probabilmente rimetteranno Gentiloni lì. Non so come se la gestirà Renzi, perché un Renzi che non torna a Palazzo Chigi è morto, no? Però magari Gentiloni gli prende il partito alla fine, lui rimane lì a fare il finto teorico della rottamazione. Che cazzo ne so, questi hanno bisogno di lavoro, non sanno fare un cazzo, cerchiamo anche di capirci. Mica c'hanno delle...
a fare, te lo vedi Renzi che molla la politica, cosa cazzo va a fare? Rischia tutto. Cioè, l'unica, la seconda cosa è che è rischia tutto, cioè, quindi, siccome rischia tutto non c'è più, è morto pure mai buongiorno, cioè è fregato, quindi rimarrà lì a fare ste robe. Non lo so, poi vediamo, non lo so. Delle volte mi viene la tentazione di dire, ma qualche quarantenne sveglio capace che si metta a costruire un'operazione politica non per il 18 ma per il 23, ma porco Giuda, non c'è. Ma sai, ma il problema, Michele, anche se ci fosse, non ascoltano. Tra quelli che ce l'hanno contro i monopoli delle multinazionali, quelle che ce l'hanno contro l'euro, quelle che ce l'hanno contro gli sfruttatori, quelle che ce l'hanno contro, capito? Sono ripresi anche gli scioperi nelle aziende. Sì, ho visto scioperi, no? Cioè, sì, ormai, capito, l'economia si divide in due, le aziende che vanno molto bene hanno entrato all'esportazione, è riniziato un movimento sindacale all'interno di queste aziende. Da un lato c'hai milioni di persone, 700 euro nel call center, quelli guadagnano 2000 euro, stanno facendo sciopero, cioè c'è una divaricazione, non c'è più neanche la solidarietà, non ce la faccio come il culo. Poi ogni tanto ci scandalizziamo a vedere la Calabria, a vedere la questa e quella, però dopo siamo di nuovo tutti quanti lì, capito? Ci illudiamo che sia un paese normale. La mia è un'esortazione, siccome questo è un messaggio alla nazione, è un'esortazione alla gente, capito? Uscite dai vecchi cliché, smettete di parlare di cultura, smettete di parlare di turismo, smettete di parlarmi di un partito rispetto all'altro, ritrovate la dignità e il senso del lavoro, capito? Che non è quello di stare delle mamme alle macchinette al caffè o fuori dalla porta a fumare una sigaretta o sui social mentre si lavora. Ritrovate un attimo dignità in voi stessi, capito? E smettete di trovare un alibi per tutto quello che vi succede, perché voi siete i principali responsabili della sorte. La sorte di comunità. Questo è l'augurio, no? Di riuscire a cercare di far capire a una fetta di te, guarda, quando guardo, appunto, ti ripeto, alle pecore del 5 Stelle, della Lega, del PD, questi qua, appunto, li antiamo. Cioè, c'è una fetta di paese che è culturalmente irrecuperabile, bisogna solo sperare le nuove generazioni. E poi c'è la speranza che qualcuno, però senza uno strumento politico non viene fuori. No, certo. La battaglia culturale è completamente perdente, anche perché i media tutti, no? Una delle cose più impressionanti sempre di più sono i media, i giornali e televisioni italiani sono la fonte principale delle cazzate di questa subcultura antimodernità, antiprogresso, antilavoro, la cultura complottistica, la cultura in cui c'è sempre qualcuno di nascosto che ha fatto le cose per mettertelo nel culo, che non è mai colpa tua, cioè questa incapacità di tenere in mente la realtà del paese e inventarsi che è colpa di qualcun altro cattivo tipicamente lontano. I giornali sono proprio la fonte peggiore di questo, è continua, è quotidiana ormai, su tutto. Stampa, Corriere, e poi il Corriere è diventato, sembra il Daily Mail. Lo dico a tutti. Il Corriere è diventato un giornale vomitevole. Sarà che l'ha preso sto Cairo, che attraverso il Corriere vuole fare l'operazione pentastellata, cioè di fare del Corriere la parte popolare del Fatto, no? Non lo so che operazione stia facendo, no? Di vendere un messaggio subdolamente Casaleggio Associati via Corriere. Il Corriere è diventato un giornale illeggibile, una cosa scandalosa. Pazzesco. L'ho letto, ho cercato di capire perché io non ho la sensibilità, forse leggo così in fretta, interessante. No, io lo guardo, cioè è una roba di qualunquismo, di sesso da segaioli, perché poi tutto sto sesso da segaioli, di continua piccola denuncia delle cazzate, di buonismo da programma televisivo delle 11, la soap opera continua, è tremendo, no? La totale non informazione della gente sulla realtà, no? E poi i telegiornali che non parlano mai del mondo, mi sono guardato un po' di telegiornali finché ero in Italia, è pazzesco, ma i telegiornali principali italiani, cioè, no, non dedicano due minuti al resto del mondo, cioè 20 minuti. Politica, pappa, cronaca nera, e il numeretto di costume con le lacrime, la Melegatti per dire, esatto, altra cagata. Esatto. Questa qua, guarda, quella della Melegatti, una roba. Tutti i giorni sul giornale. Sì, pazzesco, con questi deficienti vogliono comprare Melegatti, ma vanno a dire.
Comunque, vabbè, siccome messaggio alla nazione, tu sei più bravo, te lo lascio fare a te il messaggio finale alla nazione. No, ragazzi, sei molto più bravo. Niente, io sono negativo, sono troppo critico. Non riesco, il cervello, nella stessa maniera che non riuscivo a far comizi neanche 5 anni fa, adesso men che meno. Vai, Alberto. No, ragazzi, guardate sul mondo, smettete di leggere la stampa italiana, incominciate a leggere della dignitosa stampa straniera. Smettetela di trovare degli alibi, smettete di trovare delle scuse, mandate a fanculo questo buonismo che ormai ci corrompe, smettetela di trovare meccanismi di sfruttamento, trame complottistiche. Qui in Asia la gente ha pochi parametri, sa che deve lavorare, se non gli piace il lavoro lo cambia, non sanno che se... Le reti di protezione sono quelle che sono, però sono felici, trottano, vanno, capito? Mentalità molto poco complessa, però uno più uno fa due, sono giudiziosi, ma questi si fanno a pezzi, capito? Tornate un attimo alla semplicità elementare dei vostri nonni, dei vostri padri e pulitevi la testa tutte queste, perché ognuno di noi ce ne ha una, c'ha dall'euro a Renzi, a Berlusconi, basta, guardate avanti, fate un tuffo nella modernità, fate un tuffo nel mondo, fate un piccolo corso di inglese, chiudete con i medi italiani. Fate un piccolo corso di inglese, mi associo, e su questa buon anno a tutti. Ciao Michele. Buon anno a tutti e buon anno a te. Ciao, grazie. Ciao bello. Divertiti, perché mi sa che per te la notte non è finita. Spegni che io ho spento, strozzo.